Anche oggi c'è Penelope. E secondo te? L'hai vista? È totalmente inebriata dalla mia competenza scientifica. Beh, sai, perché a me pare che acquisti sempre più importanza, vedi? Interrompe, spiega, si intrufola. Ma non ti devi sentire minacciato, lo fa per mettersi in mostra davanti a me. Ma la vedi, è completamente soggiogata dalla mia altissima levatura culturale. Per lei è un alibi intellettuale che le consentirà di concedersi carnalmente a me. Fidati, guarda che funziona così. Dai. Se lo dici te. È una questione di tempo. Diamo il benvenuto a Nicoletta, ospite di oggi. Piacere, diamo il Nicoletta. Benvenuto. Ciao Francesco, io sono Antonio. Perfetto. Siamo pronti, ragazzi? Sì, sì, sono carichissima. Carichissima e carinissima, Penelope. Oh, dai, azione! Io vorrei sapere se le foche accetterebbero pesci dagli sconosciuti. Beh, in realtà, cara Nicoletta, si tratta di animali molto timidi e riservati, tanto che in acquario è stato avviato un programma di conoscenza reciproca tra gli acquaristi e gli animali, in modo di consentire al personale di nutrire gli animali quotidianamente. Ah certo, ruffiane come sono, d'altronde. Ma non sono ruffiane. Beh, no, sono tenere. Però esagerano con la tenerezza, dai. Con quegli occhioni malinconici, tutto ciuccione, con il naso camuso, dai, ucciderebbero un parente, no, pur di avere una carezza. No, stop! E infatti, stop! Perché stop? Ma io volevo soltanto rafforzare la tua idea della tenerezza delle foche. Guarda, non ucciderebbero nessun parente per una carezza. Ma dai, poi erano in quadratura, si mettono davanti le luci, sembrano Barbara D'Urso, fanno le dirette Instagram con la bocca così. Dai! E azione! I cuccioli della foca comune nascono già con la pelliccia dell'adulto e la dentatura definitiva. In questo modo possono iniziare a cacciare subito dopo un allattamento brevissimo. Alcune specie di foca sono estremamente precoci. Precoci, ma potremmo dire anche feroci. Nel gruppo delle foche esistono killer formidabili come la foca leopardo, in grado di cacciare pinguini ma anche altre specie di foca. Ma io in realtà tralascerei questa brutta immagine della foca, no? E magari parliamo di altri tenerissimi pinnipedi sempre della stessa famiglia, E gli elefanti marini. Ma grande! L'elefante marino è il mio pinnipede preferito, il campione del mondo, della mascolinità, del macismo, in totale assenza di romanticismo, peraltro cintura nera di rutte. E stop! Cioè, lui è il re della spiaggia, è un capo animatore, io l'ho sentito anche cantare Ehi Giudo ruttando. Immaginatevi un salsiccione di 4 tonnellate totalmente sovraccarico di testosterone. Fantastico. Mi portate qualcosa di forte, per favore? Anche a me. La conosci Ehi Giudo? Il maschio di elefante marino non ci pensa neanche ad abbandonare un certo tratto di spiaggia, perché così perderebbe il controllo sul suo gruppo di femmine. Per questo viene definito Beachmaster. Magnaccia! E ancora! Beh, no, qui si può dire, lo dice la parola stessa, Beachmaster, no? Ma beach sta per spiaggia. Ah, è beach, non beach. Sì. Però anche tu con questo accento, mettilo un po' a posto. Vuoi dire troppo British? Ma sì, capisco fischi per fiaschi. Invece senti lei, l'accento di Berkeley, com'è? Beachmaster. Beachmaster. Sai quanti ne avrà visti lei di Beachmaster? Ma Antonio, cosa c'è di più bello che guardare un cucciolo di foca? Beh, guardare un maschio adulto di elefante marino che copre tutte le femmine della sua spiaggia. E stop! Minimo 20 se è sfigato, altrimenti arriva tranquillamente a 100 femmine. The Beachmaster! Grandissimo, Beachmaster, yeah!